Ciao a tutti, menù di Natale, siamo arrivati oggi al secondo primo. Si tratterà di un timballo, un piatto davvero molto scenografico, secondo me questo quando l'ho portato a tavola tutti fanno wow, bellissimo! E, è molto molto semplice da realizzare, noi l'abbiamo fatto con una sorta di ragù di funghi, davvero delizioso, e vi faccio subito vedere come. Abbiamo affettato i nostri funghi a fettine sottili e li abbiamo messi in una padella antiaderente. Adesso andiamo ad aggiungere il cipollotto fresco, potete mettere anche della semplice cipolla, un pochino di olio extravergine e un pochino di sale. Diamo una mescolata e possiamo far ammorbidire i nostri funghi sul fuoco. Vi consiglio di mettere il fuoco abbastanza basso e magari coprire per i primi minuti. Per capire orientativamente quanta pasta avete bisogno di buttare per riempire la vostra teglia, potete mettere qualche boccolotto da secco appunto all'interno della vostra teglietta, lasciando un po' di spazio, quindi metteteli belli distanziati perché ovviamente poi i boccolotti una volta cotti si saranno ingranditi e poi ci sarà anche il sugo che occuperà altro volume. Ora che i nostri funghi sono pronti, possiamo andare a preparare il sughetto, quindi andiamo ad aggiungere la polpa di pomodoro, aggiungiamo anche un pochino di aglio in polvere, un pochino di pepe, vado a mettere un goccino di olio senza esagerare perché era comunque dentro ai funghi, un pochino di dado, il nostro classico dado granulare, quello che abbiamo preparato in casa e trovate la ricetta nella scheda, e completiamo con un pochino di acqua che aiuterà il sughetto a cuocere meglio. Diamo una mescolata e possiamo rimettere sul fuoco. A metà del tempo di cottura circa della pasta che abbiamo scelto possiamo scolarla, la lasciamo al dente perché poi proseguirà la sua cottura in forno. Possiamo quindi ungere la nostra teglia, vado a mettere un pochino di olio sia sulla base che intorno ai bordi. Andiamo a mettere sul fondo qualche cucchiaiata di besciamella. La ricetta della nostra besciamella l'abbiamo appena pubblicata e la trovate come sempre nelle schede e nella descrizione. È facilissima e molto molto golosa, poi si prepara anche in un attimo. E riempiamo lo stampo con i nostri boccolotti. Aggiungiamo un po' di besciamella al sughetto, questo ci basterà invece per la parte superiore, quindi ce la teniamo da parte e mescoliamo. Ok, e adesso andiamo a versare quindi il nostro sughetto nella pasta. Guardate già che bella, io non vedo l'ora che sarà cotta per mangiarmela. Vado a sbatterla un pochino. Così vedete che posso capire bene dove manca un po' di sughetto e riempirla proprio bene bene. Mmm, che profumo! No, guardate che carina! È bellissima! Ultimissimi passaggi, andiamo a mettere la besciamella. Questa è proprio una golosità degna del giorno di Natale. Secondo me se fate questa proprio stupite tutti. E poi è facile, facile, facile da fare. Sembra una torta, sembra che sto facendo una torta e questa è crema. Dato che è Natale, non abbiate troppa paura di esagerare, andiamo a mettere anche un goccino di olio e un pochino di formaggio normale, classico formaggio vegan che sia, per fare un po' di crosticina che ci sta benissimo. Voi mettete il formaggio che preferite. E possiamo quindi finalmente infornare a 180 gradi.
La nostra pasta è pronta, ha cotto in totale 35 minuti circa, ovviamente dipende sempre un pochino dal vostro forno, comunque appena vedete che la superficie è bella rosolata, questa crosticina golosissima, vuol dire che è pronta e la potete togliere dal forno. Come vedete si presenta benissimo, è una di quelle paste facili da fare, scenografiche, quindi è perfetta per queste occasioni, ma diciamo in tutte le occasioni in cui avete ospiti o semplicemente volete fare una cosina per voi stessi un po' più golosa del solito. Il nostro timballo è pronto, come avete visto noi l'abbiamo realizzato in una versione mignon, ma solo per una questione di comodità nostra. Vi volevo dire invece che gli ingredienti che trovate qua nella descrizione e nel video sono per le persone giuste, noi l'abbiamo pensato per circa 6 persone, quindi poi vi potete orientare lì. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!